Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ma io sono una di quelle molto sofferenti per il mancato accordo con il Movimento 5 Stelle, e lo ritengo una scelta corretta da parte del Partito Democratico, anche per quello che ci eravamo detti tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico prima di questa apertura, di questa fase di crisi. Io credo che immaginare gli scenari dopo il voto sia impossibile, sia sbagliato, perché noi dobbiamo chiedere alle italiane e agli italiani di scegliere e di votare chiaramente che Italia vogliono dopo. Chi vince dà le carte. Chi vince dà le carte. Intanto e questa vi do... è la cosa importante. Per questa ragione deve vincere il Partito Democratico, perché altrimenti ci ritroviamo come nelle precedenti legislature, che tutte le volte che governa la destra deve arrivare qualcuno a risolvere i problemi, anche se magari non ha vinto le elezioni. Un voto chiaro al Partito Democratico toglie questo equivoco dal tavolo. Va bene, adesso in modo tale da poter dare le carte e realizzare o provare a realizzare quel paese che stiamo raccontando in questi giorni di campagna elettorale. Chiarissimo. Volevo darvi una